Salve a tutti, mi chiamo Luigi e faccio il fisioterapista. Oggi ho deciso di metterci la faccia perché è successa una cosa molto grave che lede la persona umana, quindi i diritti umani, ovvero l'obbligo vaccinale per i sanitari, per adesso. Allora, cominciamo dal principio. La malattia Covid, causata dal virus SARS-CoV-2, è una malattia che causa la morte nello 0,05% dei casi nelle persone sotto i 70 anni, mentre nelle persone più grandi ha una mortalità lievemente maggiore, diciamo lo 0,2%. Questo lo dice la scienza, perché spesso si viene tacciati di essere ascientifici se si dice qualcosa che vada contro il pensiero unico riguardo a questo. La mortalità è pressoché zero nelle persone che vengono curate a casa. Ci sono diverse terapie. Ci sono gli anticorpi monoclonali, il plasma iperimmune, oppure la terapia a base di antinfiammatori, in alcuni casi più gravi cortisone, eparina e idrossiclorochina. Nei pazienti trattati con queste terapie la mortalità è zero. E anche questo lo dice la scienza. Quindi, per una malattia che è così, quasi si potrebbe paragonare a un'influenza un po' più virulenta, si obblighi una intera categoria a un obbligo vaccinale quando quelli che stanno girando non sono vaccini propriamente detti. Mi ripeto, anche questo lo dice la scienza. Un vaccino è un presidio che contiene il virus in forma attenuata, come il vaccino per la poliomielite o per il vaiolo che voi tanto declamate. Nel caso di Pfizer e Moderna, è una terapia genica a base di mRNA che non è mai stata sperimentata sull'uomo e quindi non si conoscono gli effetti a medio e lungo termine. Ah, ma tutte le medicine sul bugiardino hanno scritto che provocano effetti collaterali? Sì, ma si sanno, si conoscono. Si conoscono le interazioni con altri farmaci. C'è scritto sul bugiardino. Quindi io decido se prendere o no quella medicina. Nessuno mi obbliga. L'aspirina, se voglio, la prendo. Io non la prendo mai, per esempio. AstraZeneca e Johnson contengono OGM, ovvero adenovirus di scimpanzé geneticamente modificato, al quale viene inserita la spike del virus Covid-19, coltivata su feti umani abortiti a 5 mesi. Resto un po' in silenzio perché bisogna riflettere. Questi farmaci stanno causando la morte di persone sane che di Covid non sarebbero mai morte, soltanto nel Regno Unito, che voi fate tanto, ah, il Regno Unito, eh. Nel Regno Unito sono morte 700 persone in seguito a vaccinazione e altre migliaia di persone sono rimaste invalide. Scusate, ma sento molto la questione. Questa non è scienza. Questa
Questa è dittatura, è diverso. E per adesso mi fermo qui. E spero che possiate capire. Lo spero proprio.